L'Albino Leffe si è costituito nel 1998 a seguito della fusione tra le società albinese e Leffe nel Bergamasco. Non è Inzaghi che si è innamorato del gol, ma il gol che si è innamorato di lui. Così parlò Emiliano Mondonico, che ebbe la fortuna di allenare il Bomber all'Atalanta nella stagione 1996-97, quando il buon Pippa, meritevole dell'aggettivo di super con la maiuscola, vinse la classifica cannonieri con 24 gol. Non era cosa da poco conquistare quel traguardo guidando l'attacco di una provinciale. Ma Filippo Inzaghi, nato a Piacenza il 9 agosto 1973, era già allora capace di tutto, anzi lo era già prima, nel 1992-93, quando 19enne fu prestato dal Piacenza all'Effe che militava in C1. I primi bergamaschi che ebbero il privilegio di ammirare il fenomeno caduto sul pianeta calcio furono quindi proprio quelli della Val Gandino. Erano in tanti a salire dalla città e dalla pianura per vedere quel ragazzo che segnava da tutte le posizioni e in tutte le maniere. Di rapina, al volo, in rovesciata, di testa, in dribbling. E tanti borbottavano in tribuna: ma cosa ci fa l'Effe un campioncino così? Deve prenderlo l'Atalanta. In quel campionato Inzaghi realizzò 13 reti, ma poi non finì all'Atalanta, bensì al Verona, al seguito di Lino Mutti, che lo aveva allenato all'Effe, quindi rientrò al Piacenza e fu ceduto al Parma. In terra bergamasca aveva però lasciato il segno e il presidente Ivan Ruggeri aveva avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo prima all'Effe da spettatore e poi a Verona, dove si era parlato di un interessamento da parte dell'imprenditore bergamasco per l'acquisto della società, poi mai andato in porto. Era dunque destino che fosse l'Atalanta a proiettarlo definitivamente nel firmamento degli attaccanti di razza della scena nazionale.